il giorno dopo c'era la Bologna-San Luca, Madonna di San Luca. Allora la mattina sono andato a provare e non ce la facevo perché non potevo tirare. Allora Masi, il mio grande meccanico, Faliero Masi, oh non ti preoccupare, prendo un tubolare, lo taglia, questa camera d'aria, lega la mano giù, ti dico i denti e vedrai che c'era. Infatti è quella foto là che vediamo, che è stato, non ho messo piede a terra, sono andato in cima.
L'atleta purtroppo è difficile, non si può stampare, non si può fare, nasce da tante cose, ma la cosa principale è perché un ciclista, se sceglie di fare ciclista, deve sapere che non è come fare altri sport. In che ciclismo è collettivo e individuale, però alla fine sei te che devi tirare il carrello. E quindi per arrivare a quello c'è bisogno di fare sacrifici, ma sacrifici è una parola che non mi piace neanche, per me non erano sacrifici, perché quando fai un lavoro e lo fai con dignità e con passione, io dico sempre che qualche comune della Brianza mi dovrebbe far pagare una tassa per i chilometri che ho fatto consumando l'asfalto con le mie due ruote. E io sono appassionato di tutti gli sport, li guardo tutti. Ma quando hanno la maglia azzurra, qualunque sport mi guarda di più. Ma io non perché vengo dallo sport, perché è il popolo che ama la squadra azzurra. E credo che noi abbiamo in mente lo stellone d'Italia, che ha avuto dei momenti difficili, forse anche peggio di questi, e si è sempre attento, provato in modo di venirne fuori bene. Credo che noi, un popolo come il nostro, non può abbassare bandiera, sicuramente si riprenderà. Certo, i sacrifici bisogna farli tutti, e li faremo, e quindi credo che tutto sommato alla fine i miei nipoti saranno contenti di vivere in questo paese.